Buon pomeriggio a tutti. Oggi iniziamo una Via Crucis un po' particolare perché abbiamo lasciato la croce qui ai piedi dell'altare e io sarò da dietro, pregherò insieme a voi e di volta in volta in ogni stazione porteremo alla croce, io fisicamente, voi idealmente, dei segni che un po' vogliono sintetizzare, richiamare e accompagnare le nostre intenzioni di preghiera e le nostre volontà di cambiamento che la preghiera della Via Crucis e la meditazione della stazione della Via Crucis ha infuso dentro il nostro cuore. Allora ci disponiamo in preghiera e iniziamo. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Il Signore sia con voi e con il tuo Spirito. Nella passione di Gesù vediamo l'immenso amore di Dio Padre per noi Suoi figli. In essa vediamo anche raffigurata la sofferenza di ogni persona nella storia dell'umanità. Chiediamo al Signore Gesù che in quella sua croce porti anche le nostre croci, le nostre sofferenze, le nostre preoccupazioni e ci aiuti a camminare insieme a Lui con la sua forza e la sua presenza per trasformare quelle croci in un cammino di speranza. Prima stazione, Gesù condannato a morte. Ti adoriamo Cristo e ti benediciamo perché con la tua santa croce hai redento il mondo. Insistevano a gran voce chiedendo che Gesù venisse crocifisso e le loro grida crescevano. Pilato allora decise che la richiesta fosse eseguita, rilasciò colui che era stato messo in carcere per sommosse e omicidio e abbandonò Gesù alla loro volontà. Il processo a Gesù fu davvero strano. Non c'è un vero e proprio capo d'accusa che giustifichi una condanna così severa, ma la folla inferocita non vuole sentire ragioni e Pilato è costretto a cedere e con il gesto di lavarsi le mani si tira fuori da quella brutta storia. Spesso siamo anche noi come Pilato. Condanniamo persone innocenti perché hanno l'unica colpa di pensare diversamente da noi o di agire diversamente da noi. Però noi li condanniamo. Spesso anche con il solo silenzio, l'indifferenza o il disinteresse. Che il Signore ci perdoni per tutto il male che facciamo. Portiamo virtualmente ai piedi della croce un cestino per le elemosine. La fame non è solo di pane, c'è fame di amore, di essere amati, di amare. Una fame terribile, quella dell'amore. Una fame orribile, quella della solitudine che ognuno di noi sta sentendo in questi momenti di difficoltà. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Seconda stazione, Gesù è caricato della croce. Ti adoriamo, Cristo, e ti benediciamo, perché con la tua santa croce hai redento il mondo. A tutti diceva, se qualcuno vuol venire dietro a me, rinneghi se stesso, prenda la sua croce ogni giorno e mi segua.
dopo averlo schernito, lo spogliarono della porpora e gli misero le sue vesti, poi lo condussero fuori per crocifiggerlo. Portare la croce dietro a Gesù, questa è la condizione per essere suoi discepoli. Ma noi appena ce la ritroviamo sulle spalle, una croce, anche piccola e sopportabile, diventiamo insofferenti. Pretendiamo da Dio che ce la tolga subito e magari cerchiamo anche di scaricarla su chi ci sta vicino, diventando irascibili, violenti, insopportabili. Portiamo ai piedi della croce virtualmente anche le nostre croci. Signore, vorremmo saper portare le nostre croci, le nostre preoccupazioni per il lavoro, per la salute, per la malattia, ma è duro e quanto più andiamo avanti, tanto più pesano sulle nostre spalle. Aiutaci tu a portarle. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Terza stazione. Gesù cade la prima volta. Ti adoriamo, Cristo, e ti benediciamo, perché con la tua santa croce hai redento il mondo. Su di me è scesa la tua mano. Per il tuo sdegno non c'è in me nulla di sano, nulla intatto nelle mie ossa per i miei peccati. Le mie iniquità hanno superato il mio capo. Come carico pesante mi hanno oppresso. Putride e fetide sono le mie piaghe a causa della mia stoltezza. Palpita il mio cuore, la forza mi abbandona, si spegne la luce dei miei occhi. Amici e compagni si scostano dalle mie piaghe e i miei vicini stanno a distanza, perché io sto per cadere e ho sempre dinanzi la mia pena. Gesù, il vero e unico innocente, cade sotto il peso della croce. Il Figlio di Dio, lui sì, non si è vergognato di cadere. E così ci lascia un messaggio molto chiaro per noi, che quando cadiamo facciamo di tutto per nasconderlo agli altri, facciamo di tutto per trovare mille scuse per giustificarci, o spesso cerchiamo un capro espiatorio proprio nelle persone che ci sono più vicine. Ci riesce davvero difficile ammettere con umiltà le nostre colpe, i nostri errori. La colpa è sempre degli altri. Portiamo ora virtualmente ai piedi della croce uno specchio e una bussola. Signore, anche a noi capita spesso di cadere, non una, non due, ma più volte, magari dopo aver fatto grandi propositi. Ogni giorno, al mattino, aiutaci a guardarci in profondità allo specchio e a metterci in cammino con la bussola del tuo Vangelo. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Quarta stazione. Gesù incontra sua madre. Ti adoriamo, Cristo, e ti benediciamo, perché con la tua santa croce hai redento il mondo. Simeone li benedisse e parlò a Maria sua madre. Egli è qui per la rovina e la risurrezione di molti in Israele, segno di contraddizione, perché siano svelati i pensieri di molti cuori. E anche a te una spada trafiggerà l'anima. Il dolore di Gesù scuote Maria. Difficile capire quello che lei ha potuto provare incrociando con il suo sguardo quello dolorante del figlio. In quel momento lei avrà compreso le parole del vecchio Simeone, ma il Vangelo ci dice che anche quando non capiva, conservava ogni cosa meditandola nel suo cuore. Pure noi, quando non riusciamo a capire il senso di certe sofferenze che piovono addosso a noi e ai nostri figli, quando ci sembra di crollare sotto i pesi che giudichiamo ingiusti ed eccessivi, dovremmo imitare Maria nel ricercare lo sguardo di Gesù. Portiamo allora ai piedi della croce un'immagine della Madonna.
Aiutaci, Signore, a essere forti come lei per affrontare con umiltà il peso che ci affligge, che è nulla in confronto a ciò che hai dovuto sopportare tu per noi. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Quinta stazione, Gesù aiutato dal Cireneo. Ti adoriamo Cristo e ti benediciamo perché con la tua santa croce hai redento il mondo. Costrinsero un tale che passava, un certo Simone di Cirene, che veniva dalla campagna, padre di Alessandro il Rufo, a portare la sua croce. A uno sconosciuto tocca aiutare Gesù nel portare la croce. Dov'erano i dodici in quel momento? Dov'era la numerosa folla della moltiplicazione dei pani? Dov'erano le tante persone che erano state da lui guarite e aiutate? Sono tutti spariti. Ci serve da lezione per tutte quelle volte che quando si tratta di fare qualcosa per Gesù ci vediamo passare avanti da chi con troppa fretta abbiamo giudicato male. Portiamo ai piedi della croce un bastone. Il bastone serve per aiutare chi è in difficoltà, in salita. E spesso nel cammino è un ramo preso per caso. Ognuno di noi deve essere un bastone, aiuto per gli altri, soprattutto per Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Sesta stazione, Gesù asciugato dalla Veronica. Ti adoriamo, Cristo, e ti benediciamo, perché con la tua santa croce hai redento il mondo. Come molti si stupirono di lui, tanto era sfigurato per essere d'uomo il suo aspetto e diversa la sua forma da quella dei figli dell'uomo. Non ha apparenza né bellezza per attirare i nostri sguardi, né splendore per potercene compiacere. Disprezzato e redento degli uomini, uomo dei dolori che ben conosce il patire, come uno davanti al quale ci si copre la faccia. Era disprezzato e non ne avevamo alcuna stima. Tante e tante volte la Sacra Scrittura manifesta il desiderio dell'uomo di vedere il volto di Dio. Il tuo volto, Signore, io cerco. Ripetiamo spesso anche noi con le parole dei Salmi. In Gesù Dio risponde a questa attesa e mostra il volto di un uomo sfigurato dal dolore, insanguinato, coronato di spine. È inutile ricercare il volto di Dio guardando il cielo. Lo troviamo riconoscibile nel volto di chi soffre, è lì che attende di essere amato. Portiamo ai piedi della croce le tessere di un puzzle che ritrae il volto di Cristo. Le tessere possono sembrarci senza senso, ma se le componiamo riusciamo a vedere il volto di Gesù. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Settima stazione, Gesù cade la seconda volta. Ti adoriamo Cristo e ti benediciamo perché con la tua santa croce hai redento il mondo. Salvami, oh Dio, affondo nel fango e non ho sostegno.
sono caduto in acque profonde e l'onda mi travolge. Per te io sopporto l'insulto e la vergogna mi copre la faccia. Cadere è umano, ricadere è disastroso. Se è difficile riconoscere le cadute, è ancora più difficile accettare le ricadute. Chiedere perdono una volta è un sacrificio che si può anche fare, ma chiederlo continuamente è davvero un esercizio di umiltà. Tuttavia è questa umiltà la vera condizione per essere buoni cristiani. Portiamo ai piedi della croce una maschera da teatro. Signore, vogliamo chiedere il tuo perdono per le maschere che ogni giorno indossiamo nel tentativo di nascondere le nostre cadute e le nostre fragilità. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ottava stazione. Gesù incontra le donne di Gerusalemme. Ti adoriamo Cristo e ti benediciamo perché con la tua santa croce hai redento il mondo. Lo seguiva una gran folla di popolo e di donne che si battevano il petto e facevano lamenti su di lui. Gesù, voltandosi verso di esse, disse: «Figlie di Gerusalemme, non piangete su di me, ma piangete su voi stesse e sui vostri figli, perché se trattano così il legno verde, che avverrà del legno secco?» Il pianto delle donne di Gerusalemme ci insegna a non assistere indifferenti al dolore degli altri. Siamo tuttavia consapevoli che si aiutano gli altri non soltanto lamentandosi, ma facendo noi stessi scelte concrete. Non serve maledire l'oscurità, è molto più utile accendere una luce. Così anche in questi giorni non serve maledire la nostra oscurità, ma è molto più utile accendere una luce di speranza, di pace, di serenità. Portiamo allora ai piedi della croce una lanterna. Signore, aiutaci a diventare luce che illumina le nostre case, dando in esse la tua serenità e la tua pace. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Nona stazione, Gesù cade la terza volta. Ti adoriamo Cristo e ti benediciamo perché con la tua santa croce hai redento il mondo. Godono della mia caduta, si radunano contro di me per colpirmi all'improvviso, mi dilaniano senza posa, mi mettono alla prova, schermo su schermo, contro di me digrignano i denti. Gesù è all'estremo delle forze, ma è deciso a raggiungere il Calvario. Queste continue cadute ci spingono a riflettere sulle nostre cadute familiari e sociali e ci rendono più comprensivi di fronte alle cadute di tante altre persone. Meglio non giudicare nessuno, perché noi che giudichiamo e forse gioiamo sulle cadute degli altri potremmo essere giudicati e criticati per le nostre cadute. Portiamo ai piedi della croce una pietra. Chi è senza peccato scagli la prima pietra, ha detto Gesù. Perdonaci, Signore, per tutte le volte che guardando gli altri li abbiamo giudicati solo dall'apparenza e ci siamo sentiti migliori. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Amen.
Decima stazione. Gesù è spogliato delle vesti. Ti adoriamo Cristo e ti benediciamo perché con la tua santa croce hai redento il mondo. I soldati, quando ebbero crocifisso Gesù, presero le sue vesti e ne fecero quattro parti, una per ciascun soldato. La tunica era senza cucitura, tessuta tutta ad un pezzo, da cima a fondo. Perciò decisero tra loro: non stracciamo, ma tiriamo a sorte a chi tocca. Così si adempiva la scrittura: si sono divise tra loro le mie vesti e sulla mia tunica hanno gettato la sorte. Gesù viene spogliato. La sua povertà ora è assoluta. Non ha più niente di suo, nemmeno le vesti. La veste non è solo un mezzo per coprirsi, sfidare il vento e le intemperie. È anche strumento di esibizione della condizione sociale. Ma sotto ogni vestito, ogni uomo è uguale all'altro. Dovremmo tutti comprendere che oltre alla necessità di vestire il corpo, dobbiamo mettere ogni attenzione per vestire l'anima di valori sani. Portiamo i piedi della croce dei vestiti e chiediamo al Signore di non farli mancare alle persone che ne hanno veramente bisogno. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Undicesima stazione. Gesù è inchiodato in croce. Ti adoriamo Cristo e ti benediciamo perché con la tua santa croce hai redento il mondo. Quando giunsero sul luogo del cranio, la crocifissero lui e i due malfattori, uno a destra e l'altro a sinistra. Gesù diceva: Padre, perdonali perché non sanno quello che fanno. Il popolo stava a vedere, i capi invece lo scarnivano dicendo: ha salvato gli altri. Salvi se stesso, sei il Cristo di Dio, il suo eletto. Al di sopra del suo capo posero la motivazione scritta della sua condanna. Questi è Gesù, il Re dei Giudei. Le mani hanno finito di dispensare carezze e guarigioni. Hanno finito di camminare per le strade della Palestina. Adesso sono inchiodate alla croce. Non possono fare più niente. Non possono più andare da nessuna parte. Ma l'impotenza fisica non impedisce a Gesù di continuare ad amare e perdonare. Se vogliamo che nelle nostre case regni l'amore e la pace, dobbiamo capire che senza perdono mai potrà esserci vero amore e vera pace. E noi per primi dobbiamo perdonare e chiedere perdono, senza aspettare che gli altri facciano per primi la mossa. Portiamo ai piedi della croce una stola viola, la stola del sacerdote nella confessione. Quando riceviamo il perdono dei peccati, nel nostro cuore entra la vera pace, quella di Dio. Ma il Signore ci perdona affinché noi diventiamo a nostra volta capaci di perdonare gli altri. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Dodicesima stazione. Gesù muore in croce. Ti adoriamo Cristo e ti benediciamo perché con la tua santa croce hai redento il mondo. Gesù gridò con voce forte: Eloi, Eloi, lema sabachthani, che significa: Dio mio, perché mi hai abbandonato? Uno corse a inzuppare di aceto una spugna e postala sulla canna gli dava da bere, ma Gesù, dando un forte grido, spirò.
Il velo del Tempio si squarciò in due, dall'alto in basso. Allora il centurione che gli stava di fronte, visto lo spirare in quel modo, disse: «Veramente, quest'uomo era figlio di Dio». L'unico che riconosce il crocifisso come figlio di Dio è un centurione, un soldato. Egli avrà certamente pensato che un uomo che muore in quel modo o è pazzo o è Dio. Gesù che muore in croce è il segno più chiaro di quanto sia forte l'amore di Dio per l'umanità. A questo amore dobbiamo aggrapparci, noi ora, in questo momento di profonda prostrazione, sapendo che Lui ci ama fino a dare la vita di suo figlio Gesù sulla croce. Portiamo ai piedi della croce un grande cuore. Gesù muore e nel dolore di questo momento il suo grido parla di amore, di abbandono fiducioso al Padre, di speranza. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Tredicesima stazione, Gesù deposto dalla croce. Ti adoriamo, Cristo, e ti benediciamo, perché con la tua santa croce hai redento il mondo. Perché i corpi non rimanessero in croce durante il sabato, chiesero a Pilato che fossero loro spezzate le gambe e fossero portati via. Venuti però da Gesù e vedendo che era già morto, non gli spezzarono le gambe, ma uno dei soldati gli colpì il costato con la lancia e subito ne uscì sangue e acqua. Il Sinedrio aveva giudicato Gesù, eppure tra i suoi membri c'era qualche persona buona come Giuseppe. Egli non aveva condiviso la decisione. Dopo la morte si fa coraggio, chiedendo di poter seppellire il corpo di Gesù. Il coraggio di Giuseppe è un esempio per noi e tante volte ci facciamo vincere dalla paura, dalla vergogna. Non manifestiamo la nostra fede in pubblico per non essere ridicolizzati. Portiamo ai piedi della croce un megafono, simbolo della testimonianza. Rendici, Signore, testimoni della nostra fede, senza timore e senza vergogna. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Quattordicesima stazione, Gesù è deposto nel sepolcro. Ti adoriamo, Cristo, e ti benediciamo, perché con la tua santa croce hai redento il mondo. Nel luogo dove era stato crocifisso vi era un giardino, e nel giardino un sepolcro nuovo, nel quale nessuno era stato ancora deposto. Lì portarono il corpo di Gesù. Rotolata poi una grande pietra sulla porta, se ne andarono. La sepoltura è l'ultimo atto della tragedia della morte. Il suo corpo non poteva rimanere nella tomba e marcire e consumarsi. L'autore della vita è più potente della morte, perciò la sconfigge con gloria e potenza. Quella tomba resterà chiusa solo per pochissimo tempo. Lì si prepara l'avvenire e la salvezza del mondo. Poniamo sulla croce il lenzuolo che avvolge il corpo mortale di Gesù nel sepolcro. Ti ringraziamo, Signore, e ti adoriamo, perché morendo sulla croce per noi ci hai mostrato tutta la misericordia di Dio Padre e non ci hai lasciati soli, ma ti sei fatto compagno della nostra sofferenza, di qualsiasi dolore. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. La passione di Gesù continua nella nostra umanità sofferente, così la nostra vita è illuminata dalla speranza che noi e tutto il mondo con noi possiamo partecipare della sua grazia e che la nostra vita può risorgere sempre. Il Signore sia con voi, su voi tutti che avete partecipato alla via pratica di questa Via Crucis, scenda la benedizione di Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Amen. Benediciamo il Signore.